Ah, déjà vu. È tornato Garchomp a prendere la sua vendetta. Sorsetto d'acqua e siamo pronti. Dandogli un Elfan. E sappiamo che inizierà con Garchomp o con Skarmory. Quindi, chi meglio per iniziare se non il nostro Rotom? No, inizia con Volcarona. Siamo con Volcarona. E sarebbe un bel problema se avesse, come si chiama, Giga Assorbimento. Quindi vado subito di Idropompa. Bello. Hanno allungato l'animazione di... Come si dice? Come si dice? Le mosse che aumentano le statistiche semplicemente perché ci mette un po' di più a potenziare tutto quanto? Non lo so, penso di sì. Io comunque vado tranquillo semplicemente, sapete perché? Perché posso sparare tante idropompe, a meno che non abbia giga assorbimento, perché posso fare roccio tomba con Gnaldè, che ha il suo focus sash, quindi comunque lo buttiamo giù, anche se abbiamo perso Rotom purtroppo. Quindi roccio tomba. Cosa farà? Farà una mossa fuoco? Noi abbiamo la Focus Sash comunque. Eccoci qua, non fallire. Ecco qua, se avesse fallito sarebbero volate bestie. Volevo dire parole poco consone alla situazione. Non nel suo Breloom. Io vado un Match Punch, semplicemente perché spero di colpirlo prima, invece no, non lo colpisco prima. E quindi sono costretto a mandare in campo il mio Weigel, dato che ho capito che è la Life Orb, a sparare un Vicrate gratuito su chiunque voglia entrare in campo. E non lo prende nessuno bene a parte Garchomp. Quindi potrei voler usare Retromarcia. E tra l'altro mi sono dimenticato di dire, abbiamo sostituito Sylveon per mettere Gardevoir. Mi pare che adesso non ci sia più nessun Pokémon del team iniziale. No, c'è Breloom. Andiamo di Retromarcia? No. Vuole fare Spora? Cosa vuole fare? Ma andiamo in campo Scrafty, non penso voglia fare una mossa lotta ormai. Spora, guarisci. Non guarisce. Fare il pugno rapido adesso. E su pugno rapido io mando in campo il mio mana. Mando in campo il mio mana che lo minaccia con una mossa folletto. Manderà in campo il suo Skarmory e farò intro forza fuoco. Beh, vai, dai, sto pugno rapido. Abbiamo preso tecnico, quindi adesso abbiamo intro forza fuoco potenziata. Intro forza fuoco potenziata, vai, manda in campo il... non lo sai che... Non puoi addormentare più di due Pokémon? Non lo sai, davvero? È comunque spezzato questo mana. Abbiamo capito che lui era allegro. Dovrei rendere timida la mia Gardevoir, perché così è più veloce. Eccolo là, il Garchomp. Me l'aspettavo tantissimo. Ando in campo Tag Life. In campo Tag Life. Magari lo rendo. No, lo voglio fare scarraffato adesso. Ho deciso. Iron Head, interessante. Sperando di uscire dal sonno. Con una Dragodanza lo sfidiamo? Sì, quindi è meglio fare Dragodanza che attaccare direttamente. Va di lanciaspada! Va di lanciaspada! Ci siamo svegliati! Ci siamo svegliati e cosa facciamo? Dragodanza, se resistiamo. Semplicemente perché, appunto. Anche se avessimo resistito l'avremmo ospitato a questo punto. E adesso la nostra speranza è mandare in campo Victini e buttarlo giù con Zenith Bat. Eh sì, a mana ci serve scarfato. E adesso me ne rendo conto più che mai. Me ne rendo conto più che mai. Tentenna! Tentenna! Non tentenna. Non tentenna. Peccato, penso l'abbiamo persa questa. Garchomp non è da sottovalutare. Non è assolutamente da sottovalutare. Moonblast. E ci butta giù. Vabbè, GG all'avversario, prima sconfitta. Sperando di non perdere anche la partita successiva. Perché se perdiamo quella successiva andiamo direttamente nella fase difficile. Ed è un po' presto per andare nella fase difficile. Vai, facci sto terremoto, GG l'avversario e farò scarfare il nostro Gardevoir. Altro team mono Eevee. Evfan, bro. Evfan. Inizierà molto probabilmente con non ne ho la più pallida idea. Però, se dovessi scegliere qualcuno con cui iniziare, inizierei con Tarkas. Non so perché, eccolo là, Espeon. Espeon. Ho fatto bene a iniziare con Tarkas. E sparo un terremoto, così, ignorantemente. Perché Espeon, mosse speciali sul nostro Tarkas Assault Vest fanno davvero poco, fanno davvero poco. Soprattutto Espeon, che ha uno stab resistito dal nostro Tarkas, quindi siamo molto 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 tranquilli. Allora, questa possiamo vincerla, non ci dobbiamo distrarre, dato che magari l'avversario è forte, fa un calmamente davanti a un Tarkas che ti può tranquillamente buttare giù quasi in un colpo con terremoto. Va bene. Adesso terremoto potrebbe switchare su qualcuno in grado di incassare il terremoto, quindi faccio un metal testata. A meno che non attacchi direttamente.
ma vedremo subito come andrà a finire questa situazione, che non è gradevole per il mio avversario, semplicemente perché o sacrifica Espeon o si prende tanti danni su un altro Pokémon. Intro Forza Fuoco, mi dispiace deluderti, ma abbiamo l'Assault Vest, quindi anche dopo un calmamente ci fai pochissimo. Adesso entra in campo Vaporeon. Vaporeon che vorrà attaccare sicuramente, e quindi noi possiamo andare in campo Rotom, che può fare Surf meglio, perché Idro Vampada poteva scottarci, Surf non ci fa nulla. Dicevo, posso fare Fuoco Fatuo con la tranquillità, tutta la tranquillità di questo mondo, perché non c'è Flareon, non devo preoccuparmi nel caso mando in campo Flareon ad incassare il Fuoco Fatuo e via dicendo, perché Flareon ha anche, non mi ricordo come si chiama, quell'abilità che assorbe le mosse fuoco, Fire Absorb, non lo so. Vabbè, comunque missiamo, perché ovviamente ci diminuisce pure la difesa speciale, tutto nella norma. Facciamo un Volt Switch, lo colpiamo e cerchiamo di andare su Tag. Quanti danni fai a Tag con palla ombra? Pochissimi. Direi che possiamo prenderci tutta la libertà di fare qualche dragodanza. Però c'è ancora Sylveon in campo. Se switcha su Sylveon vado direttamente su Excadrill. Spero che non lo faccia. Spero di poter fare una dragodanza e poi fare un assorbi pugno, perché Sylveon lo incassa il gelo pugno, lo incassa. Però noi abbiamo a nostra volta qualche Pokémon da mandarci contro. Allora, Vaporeon, cosa fai? Rimani in campo. Farà un Surf? Farà un Surf? Va di Surf. 50% di danni. Ok. Possiamo buttarlo giù in due colpi con assorbi pugno, spero. Sì. E in questo modo incassiamo un altro Surf. Quindi adesso il dubbio è: rimarrà in campo? Farà protezione? Io vado di assorbi pugno, se vado di protezione poi vado di knockoff, perché knockoff fa più danni di assorbi pugno. E va giù Vaporeon, potrei giù due Pokémon avversari, mi aspetto tantissimo un Sylveon. Sylveon che si troverà contro un Tarkas, che entra in campo, dovrebbe incassare il colpo. Calmamente, ancora? Comunque, lo sfidiamo? Abbiamo le nostre probabilità. Abbiamo le nostre probabilità, a meno che non sia full velocità, e quindi metal testata, non lo facciamo tentennare, ma incassiamo tranquillamente un Hyper Voice e l'avversario forfeita. GG, andiamocene a cercare un'altra di lotta. Terza lotta della giornata contro un altro Skarmory. Sono così fastidiosi gli Skarmory qui intorno, per cui ringrazio il cielo di avere Victini e Rotom. Inizierà probabilmente con Skarmory o ancora più probabilmente Roserade, devo essere onesto. Quindi io potrei iniziare con il mio Gardevoir. Potrei iniziare con il mio Gardevoir. Lo inizio con Roserade, appunto. Contro Roserade cosa posso fare? Psyshock o Intro Forza. Però il fatto che Roserade avrà molto probabilmente il Focannastro. Però se switcho gli do su Tarkas, gli do la possibilità di mandare in campo i wall fisici, quindi vado di intro forza fuoco, gli faccio 41% e con l'assault vest. AV? Sì, molto probabilmente AV. Quindi sono costretto a ritirare a mana, mandare in campo l'unico Pokémon in campo di, sì, in campo in grado di contrastare un po' con le Roserade, ossia Tarkas. Tarkas che costringerà l'avversario a switchare su un difensore fisico. No, non ho idea se fosse pessima predict avversaria oppure grande predict avversaria. Abbiamo un campo di nuovo Excadrill, cosa ci fai? Sludge Bomb ancora. Adesso terremoto 85%, e lui ci va appena il 29%, per questo dicevo pessima o ottima predict avversaria. Adesso non ci credo che tu rimanga in campo di nuovo e switcha su Skarmory. Benissimo, adesso è il momento di fare un idropompa o un pain split. Io direi di fare un Volt Switch o un Fuoco Fatuo. Casomai manda in un campo di nuovo Roserade. Scottato! E ci mette le Levito Roccia, addio all'abilità avversaria. E quindi adesso è il momento giusto per fare un Volt Switch. Nel caso volesse switchare, nel caso volesse rimanere in campo, in ogni caso senza Skarmory in giro, sono molto più tranquillo. E mando in campo Tarkas, perché voglio fare Rapid Spin. Andrà di Roost? Andrà di Roost? No, va di Whirlwind e manda in campo il nostro Victini. Situazione fortuita, perché posso fare in questo momento un agli avanzi? No. Vado di Vicariate.
Lui manda in campo il suo Azumarill, potevo fare Ball Strike. Ci avevo pensato, però, onestamente, GG. Però il problema qual è? Il problema è che noi non abbiamo più Rotom, praticamente. Vabbè, mandiamolo in campo comunque. Ormai, tanto. Cosa farà? Knock off, ci leva tutto. Ci leva tutto. Chi manderà in campo adesso? Brutta situazione. Brutta situazione. Però, se mando in campo Nialtea, partendo dal presupposto che lo sfidiamo, posso sparare qualche Ballesteed. Posso sparare qualche Ballesteed. E dovrei buttare giù sia Roserade sia Skarmory, nel caso volessero entrare in campo, fossero così folli da farlo. Se manda in campo adesso il suo Roserade, no, manda in campo Gliscor. Gliscor che se non hai protezione ti becchi una spora. Hai sostituto. Hai sostituto. Che non è per niente una buona situazione. Nah. Nah cosa? Now what? Adesso mi manca tanto il mio Silvio. Vabbè, chi mandiamo in campo? Facciamo un Ballesteed. Lui va di danza spada, è pericoloso. Non possiamo lasciarlo con il sostituto in campo. Leviamoglielo. Ed eccoci qua. No spore for Grisco. Oh, ok. Adesso attaccherà, proverà a mettere di nuovo il sostituto. Secondo me prova a mettere di nuovo il sostituto. Secondo me prova a mettere... No, va di Poison Jab, ci butta giù il nostro Pokémon. Però questo vuol dire che possiamo mandare in campo Mana, che è scarfato, quindi lo outspeeda di sicuro. Il copia il Poison Heal e butta un Moonblast che shotta Gliscor. Ciao Gliscor. Ciao ciao. E adesso manda in campo Staraptor. Molta possibilità che sia... No, non lo so. Sai che io sono scarfato? Non lo sapevi. Vai di Baldeali per favore. Brave Bird, buttati giù. Non si butta giù. Però questo vuol dire che io posso mandare in campo il mio Tarkas a provare a fare Rapid Spin, più che altro. Anche se può fare Zuffa lui adesso. Che cosa... Che diavolo ho fatto? Che diavolo ho fatto? Pensavo fosse scarfato, ho visto la sua... Vabbè, lasciate stare, facciamo Rapid Spin come se non sapessimo che ci butta giù. Interesting. Come se... La sapevo questa cosa, però sono stato così stupido, mamma mia. Ma andiamo in campo Rigel. Andiamo in campo Rigel e cosa vuole fare Rigel? Zen Headbutt, come se non ci fosse un domani. Dobbiamo buttare giù Staraptor. Dobbiamo buttare giù Staraptor. E l'unica... No, Staraptor è... Clefable. Andate via quei due, posso farcela con Scrafty. Staraptor via. Manderà in campo molto probabilmente il suo Skarmory, a cui io risponderò mandando in campo il mio... Eccolo là, Skarmory. Non voglio farmi beccare dal Bitorzolelmo. Quindi mandiamo in campo Scrafty e facciamo delle cose stronze, ossia iniziamo a fare knockoff. Roost, lo sapevo. Lo sapevo. Il fatto che se hai Whirlwind è un problema. Però andiamo di knockoff. Voglio levarti il Bitorzolelmo nel caso ce l'avessi. Sì, levato. Va di Whirlwind, ci fai andare in campo Rigel. Non è una brutta situazione per noi, perché possiamo fare... Con Zen Headbutt lo butto giù. Facciamo V-Create. Roserade se ne va. Roserade se ne va. E adesso siamo abbastanza veloci per colpire Clefable. E colpire Skarmory. Nel solo Scrafty Skarmory vince Scrafty. Perché mandi in campo Skarmory? Pensi di essere più veloce? O puoi diminuire ancora la nostra velocità? Vuole diminuire ancora la nostra velocità? Però io ho gli HP dispari apposta. Perché così adesso posso andarmene, mandare in campo il nostro Tag a incassare qualsiasi mossa voglia fare. Sperando non sia una di quelle... La mossa che aumenta difesa e difesa speciale. Tag. Moonblast, ci butti giù, ok. Però adesso Weigel, con un V-Crate lo butti giù? Calcoliamo. Non lo buttiamo giù. Però possiamo provare a farlo tentennare. Tentenna. No. GG. Persa. Per stupidità mia. Perché se non avessi fatto lo stupido, adesso avremo ancora il nostro Tarkas. E avremmo vinto. Vabbè, GG l'avversario. Vi ringrazio per la visione. E vi do appuntamento in un altro video. In cui cambieremo un altro Pokémon.